Benvenuti a il punto settimanale di approfondimento dal centro video di Palazzo Cesaroni, sede dell'Assemblea legislativa. Notizie di politica, attualità, di economia con due consiglieri regionali ospiti. Oggi per la maggioranza, Manuela Puletti, Gruppo Lega Umbria. Per l'opposizione, Tommaso Bori, Partito Democratico. E un saluto a chi ci ascolta anche alla radio, mi dimentico sempre di farlo, ma c'è anche chi sente la tv alla radio e ci sono radio che trasmettono nella Regione Umbria che riportano questa trasmissione, quindi un saluto anche ai radioascoltatori. Questa volta mi sono ricordato. E apro con, come dice il nostro sottotitolo, politica e attualità, la presenza di Tommaso Bori che oltre che consigliere regionale e segretario regionale del Partito Democratico mi impone una domanda e che giro anche all'attenzione di chi ci guarda in televisione, perché cosa farà il PD, cosa fa il PD, eh, leggo che il PD è in fibrillazione, ma questo lo scrivono i giornali, quindi il segretario può entrare nei particolari, leggo che un tesserato su quattro chiede le primarie, si parla di circoli ribelli, insomma, eh, com'è la situazione, segretario del Partito Democratico? Allora, prima di tutto eh, il Partito è Democratico, quindi da noi ognuno può esprimere le sue legittime opinioni. Poi ci sono degli organismi e delle figure che li rappresentano al meglio. Ehm, noi ad oggi siamo molto impegnati, siamo molto impegnati nel tornare in piazza dopo tanti anni su un tema centrale, che è quello della sanità. Dall'Umbria partiranno 15 autobus per andare a Roma l'11 novembre, eh, saranno autobus gratuiti, e si potrà partecipare a una manifestazione di popolo su un tema. Il tema è la salute pubblica, il diritto alla salute che è un diritto costituzionale ma non è esigibile se non c'è un servizio sanitario pubblico. Per questo noi partiremo dall'Umbria, arriveremo a Piazza del Popolo e quello sarà l'innesco di una mobilitazione sanitaria che porteremo avanti in tutti i territori dell'Umbria. Una mobilitazione sanitaria che ci vedrà fare sopralluoghi, nei presidi della salute che noi vogliamo tenere e non smantellare, penso al passaggio da 12 a 4 distretti sanitari, al fatto che gli operatori sanitari vanno mandati in pensione senza assunzioni, alle liste d'attesa lunghissime, alle agende chiuse per le prenotazioni e le prestazioni sanitarie inaccessibili. Ecco, noi faremo questi sopralluoghi per parlare con gli operatori e i pazienti nei luoghi della salute e poi... Chiederemo eh, un momento di confronto con la Giunta per parlare del tema della sanità pubblica e chiederemo alle tante persone che con noi hanno fatto questo percorso di venire a manifestare qui in piazza. Ma sulla fibrillazione però, segretario? Non... L'abbiamo defibrillata nel senso che eh, il Partito Democratico... Non è autoreferenziale come qualcuno e per non essere autoreferenziali come qualcuno vorrebbe non si fanno le cose da soli, si fanno le cose in coalizione. Noi siamo l'architrave di una coalizione che è larga e plurale, eh, con cui stiamo lavorando appunto anche su questa mobilitazione sanitaria, oltre che su un manifesto politico che toccherà tutti i territori e le questioni dell'Umbria, che ricordo andrà al voto tra meno di un anno. E questa coalizione è composta. Da tutti quelli che si vogliono sedere intorno a un tavolo, ragionare con noi e lavorare insieme. Ad oggi hanno risposto all'appello, e ne siamo felici, le realtà civiche, il Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana e il Partito Socialista. Detto ciò, non chiudiamo la porta a nessuno, aspettiamo che anche gli altri si siedano e ragionino con noi. Beh, questo è il punto, lo faccio, il punto politico e su attività diciamo anche non istituzionali proprio perché è uno dei pochi periodi dell'anno in cui i giornalisti della pubblica amministrazione possono fare domande di carattere politico, poi si entra nel sistema preelettorale che invece di fatto ci tappa la bocca. Allora l'occasione è buona anche per chiedere a Manuela Puletti eh, l'obiettivo futuro della Lega, i piani della Lega, è voce comune che con i numeri di Fratelli d'Italia adesso cambiano? Gli equilibri, eh, quindi vorrei sapere proprio da un esponente come lei della Lega, tra i più attivi naturalmente, consigliere regionale, eh, se ci sono novità, quale sarà la linea, quale sarà l'approccio verso, eh, verso, verso la gente, verso la cittadinanza, l'elettorato, verso chi ci ascolta. Allora, innanzitutto mi aspettavo dal, dal collega Bori non tanto uno spot, una campagna elettorale sulla sanità, ma così come farò io, anzi spero dopo ci potremo rientrare su questo tema, come farò io diciamo, un riassunto di quello che era inerente alla sua domanda, quindi la struttura interna al, ai rispettivi partiti e l'organizzazione. Per quanto riguarda la Lega sicuramente stiamo vivendo un periodo di cambiamento anche a livello regionale. Il 30 settembre abbiamo votato per acclamazione il nuovo segretario regionale il, che era anche vice nella passata eh, segreteria, che è appunto Riccardo Augusto Marchetti. Sicuramente questo ci ha permesso di, di cambiare passo perché abbiamo un po' eh, riassettato quelli che sono i territori, abbiamo riassettato quello che è il direttivo regionale, ci sono stati nuovi ingressi, ci sono state eh, nuove eh, nomine. Sicuramente con un obiettivo fondamentale che è quello appunto di ritirare le fila. Su dopo un momento che, come penso su tutti i partiti ci possa anche stare, eh, dove eh, la Lega ha faticato, però ad oggi i numeri stanno rispondendo. La politica a livello regionale ci sta dando fiducia, sicuramente non sono, come diceva lei, numeri che eh, ci hanno portato ad eleggere otto consiglieri regionali. E una presidente di, di regione, ma sicuramente sono numeri eh, che, eh, positivi che ci fanno ben sperare. È dimostrazione che questi cambiamenti che stiamo avendo all'interno e vivendo all'interno del partito ci stanno un pochino dando ragione. Proprio a tal proposito, noi ritorneremo nelle piazze, a dire la verità questo l'abbiamo sempre fatto. Non ci siamo dimenticati da dove noi stiamo venendo, che è appunto il territorio, le piazze e non sicuramente i palazzi. Faremo due gazzebate l'11 novembre e il 18 novembre. La prima a livello nazionale e l'altra a livello regionale per poter diffondere il buon governo della giunta tesei a differenza di quel che se ne dica e allo stesso tempo saremo noi consiglieri regionali parlamentari e eurodeputati il 3 dicembre a Firenze per dare via alla campagna elettorale delle europee quindi ci coinvolgerà direttamente ovviamente come, eh, come Umbria e c'è cioè, quindi questa voglia di ritornare ad essere un po' la Lega che siamo sempre stati anche a livello umbro. Sicuramente siamo all'interno di una coalizione, i numeri in questo momento eh, evidenziano un partito eh, diverso rispetto a quello che è la Lega, quindi Fratelli d'Italia come leadership nel centrodestra è altrettanto vero però eh, che rispetto a una situazione nazionale eh, in Umbria Fratelli d'Italia ha sicuramente la leadership, ma non con quelle eh, di Ve quelle differenze che magari si possono riscontrare a livello nazionale, quindi diciamo che con la Lega è sicuramente più sottile la differenza a livello di, di percentuale. Resta il fatto che ad oggi eh, l'importante e come faremo anche in tutte le amministrative un centrodestra unito e sicuramente non avrà problemi né a livello amministrativo né a livello regionale. La ringrazio per la risposta perché poi ci basiamo ancora su sondaggi, cioè le elezioni sono vicine ma non così vicine, i programmi sono da fare, anche i candidati sono da trovare, da delineare e quindi ci basavamo, era un discorso così generale. Eh, rimango su lei prima di tornare al consigliere Bori perché il consigliere a proposito di sanità, lei entrava appunto nello specifico, parla di smantellamento della sanità pubblica e eh, non è la prima volta che... Sento eh, un'affermazione di questo genere, in aula naturalmente il problema viene sem sempre fuori, ci sono due visioni opposte. Allora, smantellamento della sanità pubblica, problemi, criticità, si può sostenere o eh, secondo lei non è così? Il paradosso è che si parla di smantellamento della sanità pubblica, ne parla proprio il PD, che non, non è diciamo così eh, nascosta la cosa, anzi... C'è caduta una giunta su Concorsopoli su quello che è stato il PD e la sanità, su quello che ha fatto il PD nella sanità umbra. Quindi prendere lezioni da un PD che ha governato da un punto di vista sanitario per 40 anni per poi venire a, a galla tutto quello che non lo dice la Lega, ma lo dicono sia i giornali ma soprattutto anche in questi giorni i tribunali mi sembra un paradosso. Poi anche è anche vero che c'è un partito democratico che, per come la penso io, si sta trovando un pochino in difficoltà a fronte di altri importanti risultati che la giunta tesei sta, eh, sta ottenendo, pensa ad esempio alle infrastrutture, pensa ad esempio al, al turismo. È altrettanto vero, ma questo è innegabile, che sulla sanità... Ci sono sicuramente più difficoltà, questo lo abbiamo sempre detto, onore del vero, ma è altrettanto vero, e l'onestà intellettuale e politica vorrebbe, che dovremmo fare un, un ragionamento a più ampio raggio, quello che abbiamo trovato, quello che stiamo facendo e quello che verrà fatto. Quello che abbiamo trovato, abbiamo trovato una sanità pubblica in completo disastro. Noi eh, per quanto riguarda la giunta regionale abbiamo cercato di sistemare quello che è stato uno dei principali problemi che era il bilancio della sanità, rischiavamo un commissariamento e questo voglio dire, non, è, non, è una, non è una novità nemmeno da questo. Nemmeno questo. Ad oggi siamo la terza regione con il miglior bilancio in Italia e allo stesso tempo siamo una tra le cinque regioni che non è a rischio di commissionamento. È dimostrazione che le politiche sono state fatte bene. Chiaramente, ripeto e risottolineo il fatto, c'è tanto da lavorare da un punto di vista sanitario, questo è innegabile, però va anche capito quello che è stato, che è stato in precedenza. C'è stato un ottimo lavoro da un punto di vista della sanità anche per quanto riguarda il piano sanitario del fabbisogno, c'è stata un, un, una linea diretta per quanto riguarda anche i fondi, i 150 milioni per il bilancio della sanità pubblica che sono stati richiesti nel 2022 e anche per il 2023, quindi sicuramente le risposte stanno arrivando. Lo stesso per le liste d'attesa, è innegabile che ci sia un problema delle liste d'attesa, però va preso in considerazione le 76.000 che abbiamo rididato, va preso in considerazione il Covid e le 40.000 che rimangono. Quindi va sempre contestualizzato e soprattutto, e qui chiudo, eh, l'appello che, che vorrei fare all'opposizione è quello di un'opposizione costruttiva, che non millanti cose che non sono. Io faccio sempre l'esempio della raccolta firme con, per la chiusura del pronto soccorso di Umberti, le 4.000 firme raccolte. Ovviamente i cittadini nel momento in cui gli si raccontano una realtà che non è, ovviamente vanno a firmare, ma a distanza di due anni ancora il pronto soccorso è assolutamente aperto, vivo, vecito per le chiaramente eh, caratteristiche che ha. Quindi eh, andare ad incidere su quelle che sono le legittime paure solo per spot pubblicitari o per spot di campagna elettorale lo trovo diciamo così eh, vergognoso piuttosto che parlare di smantellamento di una sanità. Diritto di replica, eh, oltre che consigliere regionale, Bori è anche medico di professione e quindi potrà replicare non solo come appartenente al Partito Democratico, ma anche sui vari punti che abbiamo menzionato. Sì, e farò proprio così. Eh, nel senso che eh, credo che come medico il lavoro in sanità lo posso conoscere e approfondire più di altri. Il tema è questo: oggi in Umbria ci sono 4.900 famiglie che rinunciano alle cure per i costi eccessivi e gli spostamenti insostenibili. Ci sono 15.000 famiglie che passano da un benessere medio alla soglia di povertà per pagarsi le cure. Per la prima volta il 20% della popolazione ha sottoscritto un'assicurazione privata perché il pubblico non riusciva più ad offrire le cure. Io non so di che sanità parla la consigliera Puletti. Questa è la sanità vera, quella dell'Umbria. Aggiungerei che i medici che vanno in pensione insieme agli infermieri, i biologi, gli OS non vengono sostituiti. Altri dal pubblico, dove normalmente si voleva lavorare si licenziano per andare a lavorare al privato. Le liste d'attesa, non so se le conosce ma purtroppo sono aumentate, sono aumentate non solo le richieste di prestazioni ma sono aumentate le attese. Io stesso ho dovuto fare le analisi del sangue, esame, un esame elementare che generalmente veniva svolto in due, al massimo tre giorni e invece ci è voluto tre settimane. Eh, per quello che riguarda tutti gli approfondimenti diagnostici più seri si aspetta anche un anno, il che vuol dire che per molti pazienti vuol dire nemmeno riuscire a sostenerlo quell'esame. Que tutto questo costringe le persone ad andare al privato. Non so se sa la consigliera Puletti che per la prima volta stanno aprendo ovunque eh, centri di analisi, centri diagnostici, addirittura si chiede l'apertura di nuove cliniche private. Tutto questo non esisteva prima, non perché la sanità era disastrata, perché non lo era. Eh, per carità, le criticità, le criticità ci sono ovunque e io mh, credo che eh, comunque le cose fossero migliorabili. Però la sanità pubblica offriva a tutte e tutti la possibilità di accesso a prescindere dallo Stato sociale e dal conto in banca. A oggi non è così. La mobilità passiva, ovvero i pazienti che sono costretti per prestazioni normali sanitarie ad andare nel resto delle regioni d'Italia è aumentata a dismisura. Quindi tutto questo ci dovrebbe interrogare, ma ci dovrebbe interrogare come persone, non, come, non solo come esponenti politici. Potrei andare avanti a lungo, purtroppo, perché il tema della sanità è un tema centrale, basta ricordare che il, nel piano sanitario che si è arenato in commissione oppure la convenzione che andava firmata con l'università e non è mai stata firmata, solo presentata eh, la giunta T6 prevedeva un passaggio da 12 distretti che sono quelli previsti per legge a 4 che sarebbe assurdo, 4 vorrebbe dire sradicare completamente la sanità dal proprio territorio, contando che l'Umbria è anche un'area interna e ha delle porzioni importanti montane, per cui Guardate, se volete, posso andare avanti a lungo sul tema della sanità. Ma direi che dire che la sanità pubblica si sta smantellando a favore del privato in realtà è anche usare un eufemismo, perché la situazione è molto più grave, molto più critica e rischia a breve di essere insostenibile. Quindi, più che recriminare sul passato, a fine mandato si dovrebbe dire quello che si è fatto. Ora, chiudo con un dato. Nel resto dell'Italia dell tutte le regioni hanno come prima esigenza sentita dai cittadini il tema del lavoro, il tema della viabilità, il tema eh, della, del sociale. In Umbria il primo tema, completamente fuori da ogni classifica, è la sanità, con il 50% dei cittadini che risponde che non riesce più ad accedere alla sanità pubblica. Ecco, su questa domanda si dovrebbero interrogare chi in questi anni ha governato e ha costruito un sistema che esclude le possibilità dei cittadini di accedere alla sanità pubblica e li costringe ad andare al privato. Ma prima di passare a una controreplica del consigliere Puletti, come medico l'assessore Coletto dice che non si trovano i medici, la gente si chiede ma com'è possibile che non si trovano i medici, non si trovano gli infermieri, cioè da dentro com'è la situazione, perché non si trovano i medici? Allora, guardi, non è vero che non si trovano i medici. L'Umbria è una regione anche fortunata perché ha un polo universitario che forma medici prima, medici specializzanti poi, infermieri, biologi, tecnici, quindi noi abbiamo tutte, tutto il personale che ci serve formato dai nostri Atenei. Si dovrebbero invece chiedere come mai queste persone, dopo aver scelto l'Umbria per studiare, formarsi e iniziare, a lavorare scappano non in europa non negli stati uniti ma nel resto delle regioni d'italia questa dovrebbe essere la domanda come mai le persone se ne vanno dalla sanità umbra gestita da loro cosa che prima non accadeva perché non c'era questo problema si, ci si formava qui e si rimaneva qui perché si trovava un bel ambiente di lavoro e Aggiungerei come mai nell'emergenza sanitaria tutte le regioni hanno fatto migliaia di assunzioni. Io ricordo bene la Presidente Tesei che sventola in aula 2500 assunzioni da fare durante l'emergenza sanitaria. Ecco, l'hanno fatte il resto delle regioni, noi abbiamo fatto 34 assunzioni in quel periodo ben lontane dalle 2.500 promesse. Ecco, adesso possiamo controreplicare perché è stato tirato in ballo l'operato della Giunta. Lei, consigliere Puletti, con l'assessore Coletto spesso ha, ha avuto confronti su questi, su questi temi. No, il, il paradosso è la realtà e la narrazione che il Partito Democratico ha nel raccontare le, una sanità che poi non è quella che chiaramente è. Ripeto, l'ho detto prima, ma eh, fa parte anche di una, quella che è un'onestà intellettuale. Le problematiche ci sono e su, su alcune situazioni, anche con il collega Bori, ci troviamo d'accordo, ma da lì a farne una catastrofe come sta facendo il, il collega Bori su dati che poi non corrispondono alla realtà, mi sembra veramente, mi sembra veramente eccessivo. Anche perché dire che eh, prima non succedeva questo e che i medici restavano perché si stava bene in Umbria. Eh, diciamo diventa difficile a fronte di uno, di uno scandalo che ha interessato l'Umbria a livello nazionale, per cui diciamo che ecco. Eh, non era tanto il merito per cui se restava in Umbria, ma altre motivazioni. Detto questo, volevo anche ricordare i tagli che sono stati fatti a livello nazionale da quello che sono stati i governi del Partito Democratico: 8 miliardi e 4 Letta, 6, 16 miliardi, più di 16 miliardi Renzi, 3 miliardi Gentiloni, quindi 28 miliardi di tagli dalla, alla sanità pubblica da parte del PD a livello nazionale. Lo stesso PD, tra l'altro, che a livello locale a fronte di uno molto importante che ha, fatto la, che ha fatto la Giunta Tesei e che riguarda la, uh, il passaggio di una uh, società che oggi è una tra le 17 società partecipate che riguarda Prosperius dove oggettivamente in tanti anni tutti millantavano un cambiamento e una, un epilogo di quella che è stata un'annosa un questione oggi e che appunto è stata portata in consiglio, in consiglio comunale nel votare il passaggio di Prosperius da privata a pubblica ricordo e risottolineo che il Partito Democratico ha votato contro quell'operazione insieme anche ai 5 Stelle quindi a fronte dei tagli che ci sono stati a livello nazionale, a fronte degli atteggiamenti che poi un conto sono i fatti, un conto sono le chiacchiere e un conto sono i fatti Penso che ecco, per quanto riguarda la questione della sanità pubblica, forse un pochino più di un'opposizione costruttiva dove andare a sottolineare le mancanze che ci sono, ma non fare spot elettorali sarebbe anche il caso. Io ora cambiare argomento, non so se però lei voglia ad aggiungere altro. Abbiamo parlato molto della sanità. Eh sì, ricorderei soltanto una cosa che appunto ripeto. La questione del personale si sta ponendo ora perché le persone scappano dalla sanità targata T6 e Lega. Comunque, se vogliamo andare a vedere le classifiche ufficiali, i nostri, i nostri ospedali e le nostre aziende sanitarie erano tra uh, le migliori in Italia, ad oggi sono negli ultimi posti della classifica. Comunque. Eh, io non credo che sia la nostra una narrazione parallela, io credo che la nostra sia quello che sentono i cittadini e che manifestano e che possono rappresentare a tutti. Eh, se la si vuole rappresentare come una narrazione parallela forse non sia in armonia con le persone. Detto ciò, vedremo anche gli esiti che avrà la mobilitazione sanitaria. Certo. Se ho ben capito sarete a Roma entrambi l'11 novembre perché c'è la manifestazione e del Partito Democratico Noi Nazionale. Saremo nelle piazze, ecco. io un... ah, 11. Ah, l'11 nelle un... piazze di tutti i cittadini a Firenze. Eh... Sarebbe stato comunque divertente. <ride> diciamo. <ride> sì, vi saresti trovati nello stesso giorno. No, era una curiosità mia, prendevo appunti. Certo. Allora, ultimi minuti. Ehm... Con lei Boris, ci eravamo lasciati nella ultima volta qui su questo studio televisivo che c'erano delle forti proteste studentesche. Studenti che hanno dormito in tenda qui in piazza Italia, che chiedevano degli alloggi. Lei ha presentato una proposta che comprendeva veramente non ci basteranno i 4-5 minuti dai trasporti alla, alla vita che hanno questi ragazzi. Quindi qual è il punto della situazione? Emergenza abitativa, mi pare di capire che ancora c'è qualche problema. Allora, ci, ci sono alcune buone notizie e altre meno buone. La buona notizia è che, prima di tutto, nel, nelle proposte per la mobilità notturna e per l'accesso al trasporto pubblico si sta registrando un successo. In che senso? A breve speriamo di poter uh, vedere firmato l'accordo tra gli Atenei Bus Italia e la Regione per la conferma dell'abbonamento gratuito, grazie al bonus trasporti, per tutti gli iscritti a tutti gli Atenei, che si allarga a chi è iscritto e risulta studente pur in realtà lavorando, i medici specializzanti, i dottorati, i ricercatori. Quindi questa è una prima buona notizia. Meno buona è quella sulla crisi abitativa, infatti come avranno sperimentato purtroppo le famiglie, eh, le, le richieste per gli affitti privati sono aumentate a dismisura e questo è un problema perché in tanti non riescono a mantenere i figli agli studi e eh, rispetto a questo bisogna fare di più, bisogna fare di meglio. Sono stati aperti nuovi mh, alloggi, eh, residenze universitarie e si sta finendo di ristrutturarne altre grazie all'impegno anche di Adiso e dei rappresentanti degli studenti. Però bisogna offrire, registrando un positivo aumento, perché c'è un boom delle immatricolazioni, quindi bene, Bisogna offrire la possibilità a tutti i meritevoli e i capaci, seppur privi di mezzi, come recita la nostra Costituzione, di poter studiare e quindi gli vanno garantiti alloggi, mensa, borse di studio e trasporti o gratuiti o calmirati. Grazie. Un problema che riguarda molte città italiane, come ho avuto modo di constatare di persona, questo degli eh, alloggi. Comunque, una buona notizia, quindi ehm, più di una, insomma. Sì. Bene, bene, bene. Ogni tanto fa piacere segnalare anche qualche buona notizia. C'è uno scampolo di minuti. C'è una domanda che io non posso farle mai, consigliere Puletti, eh, sulla sua commissione in particolare, perché è una commissione d'inchiesta, quindi non pubblica. I lavori sono riservati ed è una commissione d'inchiesta su un tema da poco introdotta a Palazzo Cesaroni, femminicidio e violenze di genere, se non vado errato. So che avete incontrato il prefetto, insomma, ecco, se ci può riassumere, visto che è riservata, ma lei come presidente può dirci che cosa si fa. Allora, la commissione è stata, si è insediata a fine estate, poi chiaramente con la questione dell'agosto dell di mezzo i lavori hanno ricominciato a settembre. Adesso abbiamo messo in fila una serie di audizioni. Eh, la scorsa settimana abbiamo avuto l'onore di avere sia il prefetto di Perugia che il prefetto di Terni per avere uno specchio di quella che è la situazione in Umbria per quanto riguarda femminicidi, eh, maltrattamenti, violenze sessuali e mh, anche altri tipi di, eh, di reati che onestamente non pensavo fossero eh, diciamo così, eh, presenti in maniera massiva in Umbria ma che meritano sicuramente di essere, di essere approfonditi. Chiaramente sono state solamente due le audizioni. Eh, a fine mese avremo altre istituzioni, quindi com cominceremo questa, uh, questa serie di audizioni cercando di, mettere, di chiamare più persone, più autorità e eh, riassumendo quello che sarà poi lo, lo specchio della situazione, della situazione in Umbria. Da lì chiaramente nel momento in cui avrai dei dati, che come diceva lei sono piuttosto sensibili e quindi riservati, è vero anche che da, quella, da quel tessuto che emerge poi la, la politica, e su questo onestamente siamo tutti in perfetta sintonia, eh, dovrà fare il, il suo corso. Onestamente dalle prime eh, indagini, dai primi risultati non è emersa per fortuna, anche se un singolo caso è già diciamo preoccupante, comunque non è emersa una situazione appunto particolarmente preoccupante per quanto riguarda la questione femminicidio, Ri ribadisco, basta semplicemente un solo caso per comunque sia essere preoccupati. Invece più o meno sono nella, nella stabilità, eh, non preoccupante anche questo, eh, maltrattamenti e violenze, negli ultimi, io parlo dal 2019 ad oggi, è abbastanza diciamo così, eh, preoccupante invece l'aumento eh, di casi del revenge porn, quindi un eh, reato che eh, purtroppo coinvolge la gran parte di adolescenti di minorenni e su questo chiaramente la politica in primis ma anche soprattutto la scuola il mondo dell'associazionismo dovrà incidere e fare sicuramente la sua parte mi pare c'è una sensibilità bipartisan su queste Assolutamente problematiche sì. perché sono Assolutamente anche sì. c'è una legge depositata che mh, si può mettere a disposizione sul contrasto al revenge porn se c'è la volontà di approvarla che giace eh, in attesa sì, no, sì, l'abbiamo fatta durante la pandemia, quando si registrò purtroppo un boom di casi, quindi se c'è la volontà della Commissione di prenderla in esame. Bene, non so se la campanella che è stata introdotta sia la fine del programma, che coincide in effetti con il termine del nostro minutaggio. Ringrazio il consigliere Tommaso Bori, Partito Democratico, il consigliere Emanuele Apuletti, Lega Umbria, perché hanno spiegato bene la posizione dei loro partiti eh, e quindi su, dei, sui temi che abbiamo trattato. Il tempo per oggi è scaduto. Grazie a tutti voi per la vostra attenzione e arrivederci.